pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa l'atto di aggiudicazione non efficace della progettazione definitiva esecutiva e della direzione dei lavori della strada di collegamento tra la statale 67 Tosco-Romagnola e la zona di Serravalle. Un passo importante che condurrà alla redazione del progetto entro quest'anno, per poi pubblicare la gara di appalto a inizio 2022 per affidare i lavori alla ditta e quindi aprire il cantiere nel corso della primavera dello stesso anno. Si tratta di una strada molto importante che potrebbe essere aperta nel corso del 2023, un'infrastruttura che darà ossigeno alla viabilità dell'intero quartiere sportivo, dove risiedono migliaia di persone e che ospita una scuola media, due scuole primarie e due asili nido. L'opera al momento ha un costo complessivo stimato di 2 milioni e 200 mila euro. L'asse viario, lungo circa 900 metri, costituisce un'importante via di collegamento tra le zone limitrofe al parco di Serravalle, allo stadio comunale Carlo Castellani e allo svincolo di Empoli Est della Fipili. Attualmente i flussi di traffico diretti dalla superstrada verso la zona di Serravalle sono costretti a passare attraverso il centro abitato di Empoli ed entrando in zona Pontorme, mentre quelli diretti allo stadio possono sfruttare lo stesso asse diretto al parco di Serravalle oppure attraversare viale Francesco Petrarca. Questa nuova viabilità consente quindi di alleggerire notevolmente il carico del flusso veicolare sulla rete stradale urbana. La nuova strada rappresenta inoltre una valida alternativa di accesso ai centri abitati di Pontorme e Corte Nuova per chi proviene sia da Empoli che dalla Fipili. L'infrastruttura interseca via di San Martino a Pontorme, via di Corte Nuova e via Pontorme, prende il via dalla strada già presente al lato del parco di Serravalle, la prolunga, quindi si incunea nell'abitato di San Martino e sbuca sulla Tosco-Romagnola all'altezza di via della Piccola, all'ingresso della zona commerciale di Pontorme, dove è già presente una rotatoria. Le intersezioni con le vie di Corte Nuova e Pontorme vedranno la realizzazione di altre due rotatorie. Sarà una strada che, come richiesto dall'amministrazione comunale, verrà progettata con pista ciclopedonale che andrà a unirsi agli altri percorsi nella zona di Serravalle.